è la migliore risposta a chi da anni ha continuato a seminare odio, indifferenza, caccia alle streghe. È la migliore risposta a chi in questi anni ha continuato a dire che i problemi dell'Italia sono i diversi. In questo clima di indifferenza, 80 anni fa, veniva approvato anche dal Consiglio fascista le norme razziali, 80 anni fa. Questa è la memoria. Se ci fu in quell'epoca esseri umani, uomini e donne, che a un certo punto hanno deciso di non dare alcuno spazio di legittimazione a quelle norme razziali, noi oggi, 80 anni dopo, lo dobbiamo dire ad alta voce: disubbedire di fronte alle leggi disumane è una cosa giusta. Perché siamo dalla parte dell'umanità? Siamo dalla parte dell'umanità anche per ribadire una cosa molto semplice. Il modello Riace non ha messo al centro lo scambio che avviene considerando gli esseri umani profughi come merce di scambio. Mimmo Lucano insieme alla comunità di Riace hanno messo al centro l'essere umano, la sua dignità, la sua integrità, e hanno contrastato le forme di razzializzazione, le forme che hanno considerato tanti anni fa i senza lavoro, i disoccupati non persone. Lo stesso clima di indifferenza lo si vuole portare oggi. Per questo motivo il modello Riace non si arresta, non si arresta perché va oltre chi vuole disumanizzare, ma anche un messaggio chiaro a chi continua a dire vogliamo un'altra Europa, però si continua a fare l'amicizia con Orban, proprio i promotori dell'Europa dei muri. È ipocrisia! È incredibile quello che vedo di fronte a me, grazie di vero cuore, è una cosa straordinaria, è andato oltre, grazie a tutti voi. Non so da dove siete arrivati, però è incredibile, una piazza straordinaria, i sindaci che sono dietro di me, è strapieno di sindaci della Locride. Per la prima volta c'è un mondo intero che si compatta a Riace. Io volevo... volevo ringraziarvi a nome di Mimmo Lucano, che sicuramente in questo momento è felicissimo. Si sta realizzando l'idea rivoluzionaria di Mimmo Lucano, la città del sole di Tommaso Campanella, il riconoscimento dei diritti. È straordinario avere tanta gente e avere contribuito a mettere al centro gli ultimi, i deboli. Una società civile si fonda sul riconoscimento dei diritti, e Mimmo Lucano e questo paese lo ha fatto. Ha fatto bene Tiziana a presentarmi come vice sindaco. Spero di dare immediatamente, in poco tempo, il posto a Mimmo Lucano, il posto che merita, non soltanto come sindaco di Riace, ma come sindaco del mondo. Grazie di vero cuore a tutti voi, e la speranza che da questa piazza si possa lavorare per un mondo possibile e di grande umanità. Un filo di umanità lega Riace a tutti voi. Grazie di vero cuore. Buonasera, insieme a decine e decine di napoletane e napoletani vi porto l'abbraccio, la solidarietà, la vicinanza dell'intera città di Napoli. E la nostra presenza, il nostro abbraccio non è solo la presenza di sorelle e fratelli che si ritrovano e si dicono noi siamo umani. La nostra presenza è una presenza militante, perché quando il ministro degli interni ha detto l'Italia chiude i porti, Napoli ha risposto noi apriamo il nostro porto. Perché mai una donna o un uomo, un bimbo o una bambina deve morire in mare, spezzando con l'inumanità il desiderio di avere il proprio progetto di vita, di avere un luogo dove è accolto. A noi piace Riace perché in questa città concretamente
donne e uomini si sono incontrati, si è ripopolato un popolo, si è ripopolato una posizione, una città, lavoro e voci si sono mescolate e di nuovo si è costruita una grande esperienza di integrazione. Io credo che a partire da oggi la risposta di migliaia e migliaia di donne e di uomini è che da qui non passeranno, che questa esperienza non la toccheranno, che questa esperienza noi la difenderemo giorno per giorno. Che Mimmo Lucano è una brava persona, Mimmo Lucano non ha debiti, Mimmo Lucano non deve chiedere alla magistratura la rateizzazione del proprio debito, Mimmo Lucano non ha comperato diamanti, Mimmo Lucano non ha i conti all'estero, Mimmo Lucano è qui ogni giorno e ogni minuto con il suo popolo. Mimmo Lucano è un simbolo nel mondo e pensare che un simbolo del mondo per il proprio ministro degli interni sia un momento di invidia, sia un momento di odio e di rancore, è qualche cosa che grida vendetta al cospetto di Dio e degli uomini. Certo, la vendetta pacifica, la vendetta dei nostri occhi, del nostro sorriso. C'è qualcuno che deve andare in carcere, non è chi fa quello che fa Mimmo, non ci può essere il reato d'amore. In Calabria in carcere ci devono andare gli ndranghetisti, quelli ci devono andare in carcere, non Mimmo Lucano, e dobbiamo dirlo con forza, con forza. Quelli che ci fanno saltare le macchine, quelli che ci hanno distrutto il territorio, non Mimmo. E allora mi fermo e vi faccio un appello, lo diceva prima Tiziana, però attenzione, non fermiamoci qui. Oggi è una giornata di speranza, siamo tanti e tanti, continuiamo domani e continuiamo a vedere più quello che ci unisce rispetto a quello che ci divide. Per favore, fino alla vittoria, sempre. I sindaci sono quelli che stanno in prima linea, sono quelli che diversamente dai nostri parlamentari non sono cooptati dai segretari di partito, sono scelti dal popolo. Un sindaco deve avere le croci sulla scheda e i consiglieri devono avere il nome scritto sulla scheda con grande energia. E per stare in prima linea spesso ci prendiamo un sacco di avvisi di garanzia, quindi dobbiamo iniziare a dire che noi sindaci la portiamo con orgoglio questa fascia, ma la portiamo anche con grande fatica. E è vero, quando veniamo eletti, il primo giorno giuriamo sulla Costituzione. La Costituzione ci dice quello che dobbiamo fare e per rispettarla spesso dobbiamo forzare le norme, perché le norme che ci sono nella nostra nazione non sono in linea con i diritti sanciti dalla Costituzione. Io in questi giorni, infrangendo il regolamento del mio comune, ho deciso di dare lo scuolabus a una famiglia che ha due bambini diversamente abili con una grave malattia degenerativa, e se avessi seguito il regolamento uno di due non sarebbe potuto salire su quello scuolabus. E quindi sono pronto a rispondere di fronte a tutti i magistrati, perché non mi ha eletto il governo, non mi ha eletto la magistratura, mi ha eletto il popolo e prima devo rispondere a loro. Chiudo, perché il tempo è poco e le cose da dire sono tante, ci sono tante persone che le dicono meglio di me. Io voglio stare in questa piazza, con questi colori, con le parole che ho sentito, perché Mimmo Lucano principalmente ha dimostrato al mondo che l'Italia non è quella che racconta Salvini, l'Italia è quella dell'accoglienza. Con un saluto, c'è una meravigliosa poesia di Cavafis che io adoro, che dice che mentre nell'alta città il governo parla, dice che arriveranno i barbari, passa la giornata, tornano gli emissari e i barbari ai confini non c'erano, e i politici si dicono peccato perché quegli uomini erano una soluzione. Ecco, i barbari non stanno arrivando, i barbari stanno al governo e sta a noi dimostrare che un'altra Italia c'è. Sarà il momento dei fischi, li prenderemo, ma arriverà il momento in cui quelli che verranno fischiati sono quelli come Salvini, che a 70 anni dalla Costituzione ancora se la mettono sotto i piedi. E noi rispettiamo i nostri padri e le nostre madri costituenti e tutti quelli che hanno fatto la resistenza e che hanno dato il sangue perché Mimmo Lucano oggi possa essere qui. Mimmo Lucano libero, l'Italia libera. Buonasera a tutti. Io sono Kader Diabate della Costa d'Avorio, come mi presentava lei. Io sono un frutto del modello Riace, perciò sono venuto apposta.
dalla Puglia, dove mi sono trasferito da un bel po' con mia madre Daniela Maggioli. Sono un frutto di questa accoglienza diffusa che ha permesso che in meno di 2 anni ho potuto imparare la lingua italiana, un po' della cultura italiana, e che mi ha permesso di avere una porta di inserimento sociale. E quello è il modello Riace. E come quello modello non si può fermare, non si può uccidere, non si deve toccare, non potevo rimanere in Puglia dicendo ora sono salvo, vivo con una mamma italiana che si prende cura di me, che è diventata la mamma degli africani di Riace, ma ho trovato giusto di venire a testimoniare pure al nome di tutti gli africani, tutti i migranti di Riace, Camini, Stignano. Vogliamo dare solo 2 messaggi. Il primo è stato già detto da Tiziana e da un altro sindaco. Il primo è che noi auguriamo che il sostegno al progetto di Mimmo Lucano, al modello di Riace, non si ferma solo a queste manifestazioni, ma che dopo si aprono dei dibattiti, delle riflessioni su come salvare il modello Riace. Capire il modello Riace, la cosa più importante qui a Riace, quando arrivate qui non potete vedere né supermercati, né strade, né palazzi, no, ma c'è umanità, c'è cuore. Noi non chiediamo di essere ricchi, siamo arrivati qua con il fuoco nell'anima. Mimmo ha trovato il modo giusto per darci la pace nel cuore, ha diffuso questo messaggio nei paesi d'intorno. Quel messaggio non deve essere chiuso, perciò bisogna prima, il primo messaggio che noi mandiamo al nome della comunità, che riflettiamo su come salvare il modello Riace. La nostra proposta è quella, che gli intellettuali, i volontari si mettono a disposizione per studiare il territorio, vedere come elaborare dei progetti e attraverso delle associazioni sottoscrivere dei bandi per avere dei fondi e avviare dei progetti di sviluppo locale per assicurare a Riace una certa autonomia, per non dipendere di questi stronzi che vogliono solo uccidere dei modelli di umanità. Finché Riace sarà dipendente dello Stato, ci saranno dei stronzi che troveranno sempre dei decreti per non mandare soldi e mandare in carcere delle persone giuste, umane, degli angeli come Mimmo Lucano. Quindi il primo messaggio è quello di riflettere su questo. Il secondo che noi mandiamo è che tutti quanti insieme agli africani candidiamo insieme Mimmo al premio Nobel della pace. È l'unica cosa che potremo fare noi per ringraziare Mimmo, perché lo merita, non che l'ha chiesto, non gli interessa, ma un dovere morale. Per quello che ha fatto, Mimmo deve essere classificato a un certo punto che diventa un riferimento nei libri di storia anche per le generazioni future. 1000 anni dopo si deve studiare Mimmo Lucano e il modello Riace. Riace non si ferma, Mimmo Lucano libero. Libero. Riace non si ferma. Riace non si ferma. Mimmo Lucano libero. Tutti insieme. Riace non si ferma. Mimmo Lucano libero. Grazie.